purtroppo accade di nuovo, qualcosa che, per quanto romantico ed emozionante, non avremmo voluto che si ripetesse. Momenti sublimi, quelli nei quali la musica accompagna, purtroppo, l'isolamento forzato dei cittadini. Abbiamo ancora impresse nel cuore le note del chitarrista di Piazza Navona a Roma, un omaggio ad un Ennio Morricone che era ancora in vita, lo stesso compositore scelto dalla violinista che suonò sul tetto dell'ospedale di Cremona. Sette mesi dopo, quelle scene ritornano, accompagnando stavolta il secondo blocco nazionale imposto in Francia. La giovane Camille Thomas suona dal tetto dell'Institut de France di Parigi il Kedish di Ravel con il suo Stradivari del 1730. Credo profondamente che la bellezza salverà il mondo e che oggi è l'alimento essenziale. È più di un semplice intrattenimento come guardare una serie TV. Certo è importante anche questo, ma il nutrimento dell'anima che viene dall'essere in un museo, dall'ascoltare un musicista che suona, è il ricevere la bellezza che ci permette di resistere nei momenti più difficili.